Ciao a tutti e benvenuti a Come realizzare tutto su Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi mostro ancora una volta un tutorial per uno scialle lavorato a maglie destre e sinistre, quindi a maglie alternate, di 120 cm di lunghezza o circonferenza. È lavorato a maglia con ferri tondi e naturalmente fra poco vi mostro tutto nel dettaglio. Il filato è 100% acrilico e ha questo colore rosa acceso molto forte. Questo è un filato molto molto doppio, consigliato per aghi da 10 mm. Io utilizzerò i miei ferri da maglia da 10 mm, infatti. Il gomitolo pesa 200 grammi per 120 metri e qui dice che basta per una sciarpa. Il tutto è 100% acrilico e il colore è numero 37, quindi è questo rosa davvero molto intenso. Come vi ho mostrato, io quindi utilizzerò questi ferri collegati da un nastro di 120 cm di lunghezza, esattamente come la circonferenza della nostra sciarpa, che lavorerò quindi tutto in tondo. Vedo di estrarre la parte più interna del gomitolo, così da mostrarvi esattamente come iniziamo. Quindi bisogna solo cercare un po' per estrarre, l'inizio del nostro gomitolo. Poi metterò il filo tutto da una parte prima di iniziare il lavoro vero e proprio, in maniera da averne abbastanza prontamente disponibile. Quindi metto tutto al lato, lo srotolo e lo metto lì di lato, in maniera che sia disponibile per essere utilizzato prontamente. Poi prendo un ago e comincio a fare i punti. Inizio col mio primo nodo, tiro forte sull'ago. E poi lo giro intorno al lago, al di sotto e al di sopra. Faccio attenzione naturalmente a non tirare troppo forte, poi di nuovo ripeto lo stesso procedimento, sotto e sopra, e continuo così. E nel frattempo ho già 4 punti. L'importante è che abbia un numero pari di punto sul lago e che abbia tutto il percorso del mio ago da maglia pieno del filato, ma ve ne parlerò più tardi. Prima continuo con qualche punto in più sul mio ago. Piano piano riempio. Ok, sta andando relativamente veloce, ma mi manca ancora un po'. Nel frattempo sono arrivata ad un totale di 84 punti e qui ho la mia spilletta che utilizzo per marcare il primo punto che faccio in modo da sapere sempre quando ho finito un giro. E ora inizio con il lavoro a maglia. Ok, ora fate attenzione qui, quindi a destra il filo libero e ora inserisco il ferro. Ora inserisco il ferro di destra. In questo punto, quindi qui ho il ferro con il filo libero e inserisco all'interno di questo punto a destra e poi punto a sinistra e così via. Inizio con maglie alternate, quindi a destra e a sinistra e utilizzo la mia spilla come marcatore inserendola proprio in questo punto e di nuovo punto a destra, spingo un poco e poi di nuovo a sinistra, punto a destra, punto a sinistra e così via. Punto a destra, punto a sinistra, punto a destra, punto a sinistra, quindi a maglie alternate sempre. Stringo un poco, punto a destra, punto a sinistra, a destra e a sinistra, sinistra, quindi sempre alternato. Ed ecco qui la mia spilletta di nuovo e continuo. Ok, ora sono arrivata qui alla mia spilletta e un punto a destra, quindi mi resta da fare un altro punto a sinistra. Ecco, quindi questo mi indica che ho finito un giro, quindi mi resta da fare questo punto a sinistra e stringo un poco. Ecco qui, e ora lo schema cambia un pochino, nel senso che al di sopra dei punti fatti a destra farò un punto a sinistra e al di sopra dei punti fatti a sinistra farò un punto a destra. Quindi faccio sempre il contrario, diciamo, di quello che mi trovo davanti. Risistemo la mia spilletta di nuovo e dunque procediamo. Quindi la risistemo, la metto per segnare come segna punti.
ecco qui, perfetto, e procedo. Col punto a sinistra ora faccio un punto a destra, poi ho un punto a destra e quindi faccio un punto a sinistra, qui di nuovo ho uno a sinistra, quindi faccio uno a destra e continuiamo così. Quindi sempre al contrario, in maniera alternata. E ora continuo il mio lavoro per un po' in questa maniera e vi mostrerò poi un risultato intermedio, perché comunque il procedimento è sempre lo stesso, quindi sempre il contrario di quello che vi trovate davanti, del punto che vi trovate davanti, perché vogliamo maglie alternate. Bene, ora ho creato un intero angolo della nostra bella sciarpa. Quindi ho concluso qualche giro della nostra sciarpa e potete vedere che sono di nuovo al punto in cui si trova il segnapunti. Ma nel frattempo ora potete davvero apprezzare lo schema di questa sciarpa, quindi vedete come questo procedimento crea questa filatura, diciamo, tutta ondulata. Ecco qui, con tutte queste colline, diciamo, e potete vedere come si sviluppano questi punti alternati. E avete notato che esattamente lo stesso schema si ripete sia nella parte inferiore che superiore, quindi entrambi i lati della sciarpa avranno lo stesso aspetto alla fine. E ora ho all'incirca la metà del rotolo davanti a me, poco più della metà in realtà. Bene, quindi ho creato tutta questa parte della sciarpa, circa 15 cm di spessore o di altezza, e ora mi rimane ancora un poco di filato. E ora devo rimuovere il tutto dai ferri. Sono arrivata di nuovo al mio segnapunti e fidatevi di me, questo è fondamentale per capire quando siete arrivate alla fine di ciascun giro, utilizzatelo. Ma andiamo avanti, quindi ora creo un altro punto a destra e il secondo a sinistra e ora sollevo il primo e lo faccio passare sopra il secondo, in questa maniera qui. Sollevo e faccio passare sopra il secondo e in questa maniera ho rimosso il primo punto e ne rimangono 83-82 ancora sul ferro, quindi mi manca ancora un po' di lavoro da fare. Continuo con questo procedimento lavorando sempre in modo opposto al punto che vedete, quindi prendo sempre l'altro filo e lo sollevo al di sopra del secondo e quindi in questa maniera uno alla volta riesco a liberare la mia sciarpa dai ferri. Piano piano, quindi un punto dopo l'altro, la libero dai ferri e qui vi mostro un poco come si fa e poi continuo fino alla fine nella stessa maniera. Sollevo sempre sopra il secondo punto e quindi riesco a sfilare questo punto dal ferro. E finalmente sono arrivata agli ultimi tre punti, tolgo il terzo, quindi togliamo il terzo e arriviamo a due. E ora come sempre, quindi tolgo il terzo, ecco qui, lo sfilo piano piano dal lago, ancora due e di nuovo lo sfilo dal lago e abbiamo quasi finito. Quindi ora come sempre stringo questo filo grande, lo accorcio con le mie forbici, quindi ecco qui, lo taglio, lo accorcio un po', tagliamo e lo stringo un altro po', rimuovo la spilletta, il mio segnapunti e ora potete vedere che la sciarpa è diventata davvero spessa e calda. Rimuovo la spilletta e sia nella parte superiore della sciarpa che la parte inferiore sono chiuse. Sono davvero molto comodi questi ferri da utilizzare. Potete vedere che la sciarpa è cresciuta molto, fate il confronto con la mia mano, la sciarpa è diventata molto molto doppia ed è super morbida e calda, quindi potete immaginare. È molto pratica perché si può utilizzare da entrambi i lati, come già detto, quindi davvero potete indossarla come volete, avvolta intorno alle spalle a singolo strato o piegata a formare un doppio strato. Sono sicura che questa sciarpa vi sarà molto utile. Se vi è piaciuto questo tutorial, quindi condividetelo con i vostri amici e lasciate un mi piace. E se volete essere informati sull'uscita di nuovi video, iscrivetevi al canale.
Spero di vedervi nel prossimo video. Alla prossima!